Ok ragazzi, nuovo video, oggi parleremo di massa sporca, quindi di un periodo di bulk sporco, cercheremo di capire se e quando conviene utilizzarlo. Allora, cerchiamo innanzitutto di capire che cosa intendiamo con questo termine. Ecco, generalmente quando parlo di massa sporca mi vado a riferire a due importanti presupposti. Il primo presupposto è quello del surplus calorico. Ecco, periodi di massa sporca sono periodi in cui vado a impostare un surplus calorico molto alto, anche superiore al 40-50%. Quindi per esempio ho un dispendio energetico giornaliero di più o meno 2500 calorie, ecco, in periodi di massa sporca magari vado a raggiungere le 5000 o addirittura le supero. Ma c'è un secondo importante presupposto, questo perché ci sono molte persone che arrivano a surplus esagerati, quindi magari anche 5000 calorie giornaliere con un dispendio di 2500, però non prendono massa grassa, e questo normalmente, come ho parlato nel video sugli ex obesi, è dovuto al set point di massa grassa. Sia soggetti che hanno un set point basso, di massa grassa molto basso, tendono ad avere difficoltà di prendere grasso in periodo di surplus calorico. Quindi il secondo presupposto per una massa sporca è che si prenda molta BF, quindi si accetti di andare a raggiungere percentuali di massa grassa molto molto elevati. Quindi per esempio un set point, non so, del 13%, ecco, in periodi di massa sporca magari raggiungo il 15, il 16, il 18%, per dire. Quindi definiamo così la massa sporca, e questa si oppone ovviamente a tutte le strategie di massa pulita di cui ho parlato in un video precedente, quindi vi invito ad andarlo a vedere subito. In questo modo avrete una panoramica molto più generale dell'argomento e di quelle che sono le possibili scelte quando vorrete affrontare un periodo di massa, e visto che è inverno direi che ci siamo. Allora, per capire se e quando utilizzarla, cerchiamo di capire innanzitutto quali sono i pro e i contro di questa strategia. Iniziamo dai pro, dai vantaggi. Ecco, il primo importante vantaggio è da un punto di vista di performance. Vi faccio il mio esempio, ma lo rivedo in tantissimi atleti che seguiamo. Ecco, normalmente quando vado a impostare un periodo di massa sporca, quindi ho un surplus elevato, vedo che riesco a reggere un effort, quindi un'intensità percepita in allenamento molto molto più alta, riesco a reggere volumi di lavoro più elevati, la forza sale veramente veramente tanto, così come la densità, insomma il miglioramento su quelle che sono le quattro variabili di allenamento è molto più importante. Ma non solo, il mesociclo tendenzialmente di lavoro dura molto di più, nel senso che passa più tempo prima che io avverta la necessità di andare a scaricare, quindi magari non sono 6 settimane ma arrivo 8, 9, 10 settimane prima di dover impostare uno scarico, e questo è ovviamente un grandissimo vantaggio. Il secondo vantaggio è di natura, se vogliamo, psicologica, nel senso che andare a mangiare tanto per un periodo di tempo, soprattutto per atleti che hanno fatto periodi di restrizione calorica di definizione molto importanti, quindi normalmente dopo una preparazione per la gara, ecco, è sicuramente molto motivante. Questo sia quando stiamo facendo un periodo di definizione, nel senso che se siamo abituati a fare masse sporche sappiamo che ok, faccio questo periodo però dopo inizierò a costruire, sia se invece dobbiamo iniziare successivamente un periodo di definizione, perché dopo aver fatto un periodo di massa sporca psicologicamente siamo molto più incentivati ad andare a diminuire le calorie. Ma non solo, c'è anche una componente psicologica in termini, se vogliamo, di performance, nel senso che se so e mi sento che sto mangiando tanto, anche da un punto di vista mentale in allenamento tendo ad andare di più, perché mi sento molto più anabolico, e questa è una cosa che dovete provarla per capirla realmente. Comunque, detto questo, passiamo al terzo importante vantaggio, che è un frutto, diciamo una conseguenza di questi due, ossia l'adattamento in termini ipertrofici. Se mangio tanto, se faccio una massa sporca, la risposta da un punto di vista ipertrofico è sicuramente maggiore rispetto a qualsiasi altra strategia. Ora, parlo di risposta ipertrofica e non di composizione corporea, questo perché ovviamente il livello di BF sale, quindi la composizione corporea magari non ne beneficia in toto da un punto di vista generale, perché siamo molto sporchi, però la risposta in natura ipertrofica è sicuramente molto molto più alta. Ecco, detto questo, passiamo a vedere quelli che sono invece gli svantaggi. Il primo l'abbiamo in parte già detto, sia quello relativo alla percentuale di massa grassa. In fasi di massa sporca, purtroppo, la massa grassa va ad aumentare, insomma prendiamo tanta tanta ciccia. Quindi di nuovo, magari sto al 13%, arrivo addirittura al 18%, e questo è un malus nel momento in cui devo andare a impostare una definizione successiva, perché se devo iniziare da un livello di BF tendenzialmente più elevato, allora la strada sarà molto più lunga. E peraltro questa strategia di massa sporca mal si adatta a tutti i soggetti che sono tendenzialmente ex obesi, che sono stati in sovrappeso. Questo perché non conviene, ma ne ho già parlato nel video dedicato, non conviene, dicevo, salire a livelli di BF troppo alti. Conviene stare bene o male sempre in un range ottimale o poco più sotto in fase di definizione. Il secondo svantaggio è sempre di natura psicologica, e questo è il motivo per cui, come vedremo,
Dipende molto dalla soggettività della persona se scegliere questo approccio oppure una massa più tradizionale e pulita. Ora, qual è il discorso? Che mangiar tanto può sembrare bellissimo, favoloso, però può essere anche un peso, soprattutto per alcuni individui che hanno un po' in appetenza generale, che non sono abituati a mangiare tanto. E questo dipende anche da un fattore di natura temporale. Vi faccio un esempio: io quando vado a mangiare tanto per un periodo di tempo, dopo un po' sono saturo, la nausea, non riesco più a mangiare. E insomma, ci seguite sulle feed bistro, sapete che cosa ci prepara Giorgia, ci seguite su Instagram, quindi sapete bene che non si tratta di riso e pollo, ma di vere e proprie prelibatezze, quindi una carbonara fit, una pasta al ragù fit, del riso cantonese fit, insomma, tutte alternative che sono veramente, veramente gustose, però a un certo punto semplicemente non ce la faccio più. E quindi questo può essere visto come un contro di natura psicologica. Ok, detto questo, concludiamo col mio punto di vista su quando utilizzare questa strategia. Abbiamo visto i pro e i contro, quindi andiamo al vivo dell'argomento del video. Allora, primo punto, la strategia di massa sporca ha senso solo e soltanto se sappiamo spingere tanto in allenamento. Questo perché va bene esagerare col surplus, buttare tante calorie per prendere massa, però se poi non sappiamo sfruttare questa risorsa energetica in allenamento, spremendoci come Dio comanda, allora forse conviene utilizzare una strategia di bulk più tradizionale, una strategia di bulk pulito. Quindi il primo presupposto, se volete iniziare con questa strategia, è quella di assicurarvi di essere in grado di sfruttarla a dovere. Ora, il secondo punto, per quanto riguarda l'utilizzo di un periodo di massa sporca, è che bisogna essere molto precisi con quello che è il periodo di scarico. Questo perché non possiamo pensare di passare mesi e mesi con un surplus calorico eccessivo. No, la massa sporca funziona un po' più come il fare due passi avanti e uno indietro, nel senso che andrò a impostare un periodo di surplus energetico molto molto alto per un determinato periodo di tempo, però a un certo punto dovrò anche fare un mini cut, un passo indietro, e proprio a tal proposito vi rimando al video sul mini cut. Quindi generalmente che cosa succede? Che quello che piace fare a me è impostare questo surplus energetico in concomitanza col mio mesociclo di lavoro, quindi sostanzialmente abbondo pian piano sempre di più con le calorie, quindi vado anche a impostare un surplus progressivo, insomma non parto da 5.000 calorie e via, e in parallelo vado a impostare un aumento progressivo su una delle variabili, può essere un mesociclo dedicato all'intensità percepita piuttosto che all'intensità di carico, al volume e via discorrendo. Nel momento in cui avverto la necessità di scaricare, allora in parallelo andrò a scaricare pure da un punto di vista calorico e andrò a impostare un mini cut e uno scarico d'allenamento. Perché è importante questo? Perché se cedo troppo col surplus energetico per un periodo molto lungo, allora diventa un'arma a doppio taglio, nel senso che inizio a mal gestire i nutrienti, la BF sale veramente troppo e quindi tutti i vantaggi che abbiamo visto da un punto di vista soprattutto ipertrofico calano, perché nell'antagonismo tra tessuto adiposo e tessuto muscolare a un certo punto inizia a prevalere il tessuto adiposo, quindi in sostanza tutte le calorie che diamo in surplus finiscono nel tessuto grasso, in ciccia. Ultimo punto riguarda il neofita. Ecco, nel caso del neofita può aver senso utilizzare questa strategia di massa sporca. Il mio consiglio è di farlo non proprio all'inizio del lavoro in palestra, ma magari se vediamo che, ok, sono un neofita o un allievo che è un neofita, però porca vacca, il ragazzo spinge tanto. Ecco, deve prendere molta massa, c'è ancora molta strada da fare, proviamo a spingere un po' sull'acceleratore, vediamo la risposta. Certo, se vediamo che inizia a svaccare, facciamo un passo indietro, però se vediamo che, ok, spinge tanto e riesce a gestire bene tutte le calorie, periodizzando come abbiamo detto, allora può essere un'ottima soluzione, proprio perché il neofita sfrutterà molto questo surplus energetico perché migliorerà molto più velocemente in allenamento, e questo miglioramento in allenamento, come sappiamo, ci permetterà poi di creare tutti i presupposti da un punto di vista di sviluppo ipertrofico. Ok, quindi detto questo, quello che dovete fare è semplicemente provare tutte le strategie possibili, quindi provate un periodo di massa pulita, ma provate e non privatevi la possibilità di fare un periodo di massa sporca intervallato con dei mini cut. Io personalmente mi trovo veramente veramente bene con questa soluzione e alterno un po' le due fasi, nel senso che ogni tanto sto in un contesto di lieve surplus calorico e poi magari per alcuni mesocicli di lavoro provo a premere un po' l'acceleratore, poi dopo per essere scoppiato bene o male in allenamento, mesociclo scarico, magari mi prendo un periodo in cui mi alleno anche un po' più soft, però utilizzo un surplus veramente veramente lieve. Insomma,
sperimentate, perché questa è la vera soluzione per capire come muovervi. Quindi, detto questo, io vi invito come al solito a iscrivervi alle nostre piattaforme qua su YouTube se non l'avete già fatto, su Facebook, ma soprattutto su Instagram con il nostro nuovo canale, tra parentesi ho aperto un nuovo canale, e quindi trovate tutto qua in descrizione, l'avete visto sicuramente che scorreva qua sotto, e quindi detto questo vi rimando al prossimo video.